Mi sono scordata di dirvi una cosa, ma insomma la capirete anche adesso, dopo. Le donne che, finita la punzione, si allontanavano dal santuario, ritenevano che dare uscire dando le spalle alla Madonna era un'offesa per la Madonna, e infatti andavano via retrocedendo e salutandola, cioè camminando all'indietro. Io non so se ancora questa abitudine sia rimasta, si è aperta, non ci sono più tornata, è diventato un luogo di matrimoni sfarzosi, si è perso questo momento di disperazione. È veramente la disperazione dei contadini che sanno che solo Dio, se esiste, potrà aiutarli. Ci sono qualche domanda? Io, Cecilia, sì. Io non conosco questo fenomeno, no? Perché non c'ero in quegli anni lì. Allora ti chiedo, questo fenomeno da dove nasceva? È un'esigenza della gente, è un'imposizione della Chiesa? E poi perché oggi non c'è più? Quindi quali sono i fenomeni che hanno azzerato questo tipo di culto o di comportamenti delle persone? Sì. Voglio dire una cosa, io credo che nel momento in cui si azzereranno di nuovo le condizioni che hanno, come dire, fatto regredire dei fenomeni di nevrosi collettiva, era una nevrosi collettiva questa che avete veduto, quindi lo stato sociale, la salute protetta, tutto questo che è stato fatto, che sta lentamente disgregandosi, quando finalmente quei famosi poteri forti di cui parlavamo prima riusciranno a sgretolare tutto, non resterà altro che ricominciare così. Quindi bisogna battersi perché questo non riaccada. Voglio dire, sono le cose che succedevano in infiniti santuari, soprattutto al sud, per le condizioni disperate del sud, a partire da Pompei per arrivare fino qui, il santuario di San Donato a Montesano, milanese, di San Donato qui in Puglia, dove la gente si andava per guarire dall'epilessia, quello che succedeva a Galatina con le donne della Taranta, quello che succedeva, che posso dire, a Loreto, quando la gente sosteneva che quella capanna fosse addirittura sollevata dal suolo e non c'era verso di fargli capire che no, era proprio radicata nella terra. Tutto questo è in agguato e, insomma, stiamo attenti. Proprio teniamoci stretti in una difesa contro il ritorno di queste cose. Però io ti provoco, Cecilia, Cioè, il ritorno di queste cose in altre forme magari è già presente. Schizofrenia collettiva, cioè, quindi non nello specifico della religiosità o della riti semipagani, ma nei comportamenti delle masse, nella società dei consumi e dei mass media che governano, no? Assolutamente, voglio dire, ci sono dei segnali estremamente preoccupanti. Il fatto che la collettività non si riconosca come tale, ma si senta una somma di individui sconnessi gli uni dagli altri, e quindi quando l'individuo è isolato, che può fare? Tutto questo significa che non gli resta altro che di risorsa che ritornare lì. E io ritengo che questo ritorno alla terra che voi fate, questo ritorno in cui il ritorno alla terra significa difendere il rapporto con la natura, difendere se stessi nell'esplicare un lavoro utile di collegamento con la natura, con le forze vive sacre della vita, tutto quello che voi state facendo è l'inizio di una garanzia che queste cose non si ripetano. Per questo ritengo che la battaglia dello spirito del grano sia importante, proprio perché, ecco, è
un rito sacro, lo spizzo del grano, quello che voi celebrate, che è come una vaccinazione, una garanzia per la gente che sa di avere la forza di opporsi. E questo è molto importante, siete bravi. No, non ci siete, non lo sappiamo se siamo bravi, vogliamo intraprendere un percorso, quindi oggi, adesso hai accennato allo spirito del grano e alla passione del grano, su questo argomento abbiamo un po' più di cose da raccontare, poi anche Donato Luzzo che sta curando la regia del documentario ci dirà delle robe, allora se siete d'accordo io passerei con la visione dell'ultimo documentario, La passione del grano, che è con la regia di tuo marito. E invito tutti ad essere bravi come lo siete stati fino adesso e interessati e aggiungi della roba, introduci due parole sole. Innanzitutto non è firmato col nome di mio marito perché la produzione che per ragioni di guadagno, per ragioni di riuscire a ottenere dei premi in denaro di qualità, ha chiesto a mio marito di firmare con uno pseudonimo, in quanto il documentario aveva nei titoli di testa il nome di Ernesto De Martino. Finalmente c'è un tributo diretto a Ernesto De Martino che ha scritto anche il testo di questo documentario. La seconda cosa è che è stato Ernesto De Martino che aveva visto Stendhalì, gli era piaciuto moltissimo, a chiamarci al telefono, nonostante che padre ignoto, ma padre del documentario come vi ho spiegato, ci ha telefonato dicendo che lui tornava da una ricerca sul campo a San Giorgio Lucano, io ero occupato, c'è andato mio marito, lui gli ha fatto vedere le fotografie che avete visto di Sandro Pinna, che poi se vi ricordate le fotografie le rivedrete, perché sono quelle dei futuri attori, interpreti di loro stessi, che, come dire, rappresentano questo momento magico, sacro magico del raccolto del grano. E quindi, niente, buona visione.